ULS 2 Marca Trevigiana fa il punto della situazione. Al fronte delle 59 apicalità di tutta la provincia mancano ancora circa 120 medici, tra questi ginecologi, pediatri e psichiatri, solo per citarne alcuni. Un fattore dettato dall'imbuto formativo e da due spending review che di fatto bloccarono le assunzioni dal 2010 fino al 2020, quando il tetto di spesa fu revocato per emergenza sanitaria. Ognuno ha tentato di lavorare al meglio e la Regione Veneto ha fatto il meglio di quello che poteva fare, tant'è che oggi, lo dico, per abbattere le liste d'attesa viene data l'US numero 2, vengono dati 5,6 milioni che vengono poi utilizzate come prestazioni per i nostri lavoratori, che ringrazio sempre, e che stanno ovviamente lavorando per abbattere le liste d'attesa. Io credo che alla fine del 2024 avremo medici specialisti, per qualche specialità dovremo attendere ancora, però sicuramente, ecco, vediamo la luce alla fine del tunnel. E io credo che la sanità pubblica vada salvaguardata e viene salvaguardata anche e soprattutto con questo tipo di investimenti, che sono importanti e che aiutano i lavoratori a fare qualche ora in più, che poi alla fine significa risposte alle liste d'attesa. Un problema quindi che nei prossimi mesi dovrebbe essere alleviato dai nuovi medici, 6 oggi le apicalità in attesa di concorso, tuttavia è in atto un ripensamento organizzativo proprio del sistema di visita specialistico dove possibile. Beh, la prima che mi viene in mente è l'ostetricia e ginecologia di Montebelluna, di cui faremo il concorso il 5 di dicembre, poi a seguire ci sarà la farmacia di Treviso e poi ce ne sono altre che sono apicalità libere che spletteremo il più presto il concorso appena avremo le date e la disponibilità dei commissari. Dobbiamo chiudere un accordo con la medicina in famiglia per fare il teleconsulto, la telemedicina e anche magari con i nostri operatori che vanno a domicilio, che vanno a vedere le situazioni, fanno la foto, mandano lo specialista e lo specialista da remoto dà delle risposte, perché le specialità dove non troviamo specialisti devono essere gestite con l'intelligenza artificiale e la telemedicina. Non ultime le azioni di welfare che l'azienda sanitaria sta mettendo in campo. Stiamo lavorando molto sul benessere organizzativo, stiamo pensando anche qui a Treviso di creare l'asilo nido per le nostre ovviamente collaboratrici. Abbiamo già affiancato lo sportello con uno psicologo causa le aggressioni che purtroppo sono abbastanza numerose nei loro confronti. Stiamo facendo dei corsi di formazione, eccetera. Stiamo facendo la banca delle ore.